Fratelli e sorelle nel Signore, questa sera voglio parlarvi della Trinità e della formula battesimale trinitariana, perché sia la Trinità è confermata diverse volte nelle Sacre Scritture ed è anche, e ad essa deve essere collegata anche la formula battesimale, perché è fondamentale. Anche il battesimo in acqua ha la sua importanza. Sappiamo bene che la parola Trinità, non c'è scritta la parola Trinità nella Bibbia, questo non c'è scritto. Però nella Bibbia c'è espresso chiaramente in più punti il concetto che la divinità, il Dio, che è uno solo, quindi noi crediamo che Dio sia uno solo, ma questo Dio che è uno solo è composto da tre persone distinte. Sono distinte l'une dall'altra, cioè non hanno un corpo e tre teste come taluni vogliono, lo rappresentano. Il Dio è uno, il Dio è trino, cioè sono tre e sono uno contemporaneamente. Ora, non è semplice spiegare una tale cosa, come anche non è semplice dare una spiegazione, facciamo un esempio per usare un po' di matematica che usa il Signore, ad esempio che i due si uniranno, marito e moglie, si uniranno, no? E saranno una stessa carne. Sono, in effetti, come dice la Scrittura, diventano una stessa carne, con l'unione carnale, appunto. Ma sappiamo bene che sono due persone distinte. Così come pure le Sacre Scritture presentano un altro passaggio biblico dove dice che per il Signore un giorno è come 1.000 anni e 1.000 anni sono come un giorno. Queste cose per noi, perché per noi un anno è composto da 365 giorni, quindi il tempo noi uomini lo conteggiamo in una certa maniera. Il Dio che è eterno, che diciamo non ha problematiche di tempo, ragiona invece a modo suo, vede le cose dal suo punto di vista, no? Mentre noi vediamo le cose dal nostro punto di vista. Dal nostro punto di vista i tre sono uno, matematicamente è difficile da capire, da conciliare, no? Però la scrittura ci dice questo, quindi noi dobbiamo credere per fede che i tre sono uno. Adesso vediamo qualche passaggio biblico, poi ci inoltriamo subito a parlare della formula battesimale, che è il punto che io vorrei maggiormente dibattere e dimostrare alcune cose che riguardano la formula battesimale. Quindi i tre sono uno, noi crediamo questo. Nella Bibbia non c'è scritta la parola Trinità, però c'è ben spiegata la dottrina della Trinità. Ora andiamo a vedere. Sappiamo che la Scrittura presenta il Dio come uno solo, però sappiamo anche dalle Scritture che ci insegnano le Scritture che sono tre. Adesso prendiamo qualche passaggio biblico per dimostrare questo, perché non ci siamo noi trinitariani, non ci siamo inventati nulla. La parola Trinità l'ha coniata la prima volta Tertulliano molti anni prima del Concilio di Nicea, sì, perché gli antitrinitariani nel tentativo di annullare la dottrina della Trinità, opponendosi ad essa, la fanno ricadere nel 325 quando ci fu il concilio di Nicea, no? Come dire, è nata quella parola, è nata con il cattolicesimo. Ora, se anche il cattolicesimo ha adottato la parola, noi non ci possiamo fare nulla. Ma il fatto è che la parola Trinità l'ha coniata per primo Tertulliano molti anni prima del concilio di Nicea, quindi il cattolicesimo non c'entra niente con la parola Trinità, che poi successivamente l'ha coniata, Tertulliano ha coniato la parola Trinità appunto per dire che i tre sono uno, cioè con una parola esporre il tipo di dottrina in cui si crede.
per abbreviazione, non è che ha aggiunto una parola nella Bibbia, non aggiungiamo nessun, questa parola non è che l'aggiungiamo alla Bibbia, la parola Trinità sta ad indicare una specifica dottrina che è ben presente nelle Sacre Scritture. Ora, se questa parola per comodità è stata adottata anche dai testimoni di Geova, no, dai testimoni di Geova no, dai cattolici e da altre sette, noi questo non ci possiamo fare nulla, ma rimane il fatto che chi l'abbia adottato oppure no, biblicamente le cose stanno così, e così dobbiamo parlare. Ora andiamo a leggere alcuni passaggi come esempio, perché ce ne sarebbero molti da citare, ma andiamo al Nuovo Testamento, sotto la grazia. Ci sono dei passaggi biblici che ci fanno comprendere che ci sono tre persone che compongono la divinità. Andiamo a leggere quando Gesù fu battezzato. Lo leggiamo dal Vangelo di Matteo. Dal Vangelo di Matteo leggiamo queste parole. Leggiamo allora, quando Gesù fu battezzato, capitolo 3, dal versetto 16 leggiamo. Leggiamo direttamente quando Gesù esce dall'acqua. Allora Giovanni lo lasciò fare. E Gesù, tosto che fu battezzato, salì fuori dall'acqua. Ed ecco, i cieli si apersero ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire sopra lui. Ed ecco una voce dai cieli che disse: Questo è il mio diletto figliolo nel quale mi sono compiaciuto. Chi è in questo passaggio biblico che dice questo è il mio diletto figliolo? Cioè, di chi sta parlando? Chi sta mostrando qui Giovanni Battista con la sua testimonianza? Sta mostrando innanzitutto Gesù Cristo. E quella voce cosa dice? Questo è il mio diletto figliolo nel quale mi sono compiaciuto. Quindi dal cielo, vedi, ha sentito Giovanni Battista una voce che scendeva e diceva queste parole su Gesù, il figliolo, perché noi crediamo in Dio Padre, in Dio Figlio e anche in Dio Spirito Santo. Ora, il Dio parla dal cielo con una voce che Giovanni Battista ha sentito e veniva dal cielo perché qui dice. Vide i cieli aperti lo spirito ed egli vide lo spirito di Dio scendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dai cieli, quindi dai cieli, c'era Gesù sulla terra, va bene? Gesù era sulla terra che saliva fuori dall'acqua, era stato battezzato. I cieli si apersero e scesero sia lo Spirito Santo in una forma di colomba. Scese sopra Gesù e poi sempre dai cieli, vedete, quindi dall'alto, dai cieli, si fece anche questa voce che diceva che questo è il mio diletto figliolo, rivolto a Gesù Cristo. Quindi chi è che parla lì? È il Padre. E chi è che è sceso con una forma di colomba su Gesù? È lo Spirito Santo. Quindi vedete. Tutto questo passaggio biblico non fa capire che c'è una persona sola, ma bensì questo passaggio biblico ci fa capire chiaramente che esistono e ci sono tre persone distinte l'una dall'altra. Lo Spirito Santo che scende su Gesù, il Dio che parla dall'alto e Gesù che sale dall'acqua. Ho preso questo passaggio. Per mettere in evidenza la contemporaneità dell'operazione che compiono tutti e tre insieme. Non è che si manifesta prima uno e poi un altro. Il Dio parla di Gesù, Gesù sta salendo dall'acqua e lo Spirito Santo è sceso sopra Gesù. Quanti sono? Io ne conteggerei tre. Come faccio a dire che è uno solo? Allora, chi è quella voce che scese dall'alto, quello Spirito Santo che scese dall'alto?
E badate bene che sono Dio, sia il Padre che il Figlio che lo Spirito Santo, perché nessuno di questi tre è stato mai creato. Cioè tutto è stato creato, tranne ad eccezione di Dio, che è formato appunto dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo, che non sono mai stati creati, che sono Dio. Ed è per questo che è giusto adorare sia il Dio Padre che anche il nostro Signore Gesù Cristo. Noi adoriamo e diamo gloria, come la Scrittura ci insegna, sia al Padre che al Figlio. Allo Spirito Santo la Scrittura non ci dice, non c'è nessuna lode, nessun cantico, nessuna preghiera, nessuna invocazione diretta allo Spirito Santo. E quindi noi ci atteniamo a praticare solo quello che è scritto. Quindi lo Spirito Santo che è dentro di noi, ma che lo Spirito Santo non venga adorato, pregato, invocato da noi, ma è anche ben comprensibile perché. Perché lo Spirito Santo è dentro di noi, insieme al nostro spirito noi preghiamo il Dio, preghiamo Gesù, capite? Noi invochiamo, cantiamo, quindi lo Spirito Santo partecipa insieme al nostro spirito. Ma siccome lo Spirito Santo non glorifica se stesso, non canta a se stesso, come Gesù non ha pregato se stesso, come Gesù non ha glorificato se stesso, ma è stato glorificato dal Padre, no? Quindi lo Spirito Santo non glorificando se stesso, non invocando se stesso, è chiaro che essendo dentro di noi, quando noi preghiamo e cantiamo a Dio, lo Spirito Santo partecipa. Ma se noi preghiamo e cantiamo allo Spirito Santo direttamente, lui non può partecipare, non glorifica se stesso, non canta a se stesso, non ha senso, capite? Non ha alcun senso. Ma questo non vuol dire che lo Spirito Santo non sia Dio, eh? Non faccia parte della divinità. No, no, fa parte. Fa chiaramente parte. Ma oggi noi, per quanto riguarda la Trinità, voglio solo dimostrare con alcuni passaggi che sono tre distinti l'uno dall'altro. Adesso andiamo a leggere un altro passaggio biblico, perché quello del battesimo di Gesù non è l'unico che ci sia nelle scritture. Leggiamone un altro passaggio dove vengono citati tutti e tre distintamente. Andiamo a leggere dal Vangelo di Giovanni. Al Vangelo di Giovanni leggiamo al capitolo 14. Leggiamo dal versetto 15. Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. E io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore, che stia con voi in perpetuo, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Vedete, anche in questo passaggio biblico, qui dice: io, cioè Gesù Cristo, pregherò il Padre, quindi Gesù che prega il Padre affinché il Padre donasse ai suoi discepoli un altro consolatore. E dice lo Spirito della verità, vedete, lo Spirito Santo praticamente. Quindi Gesù prega il Padre affinché gli dia un altro consolatore. Questo altro vuol dire che non è che viene mandato di nuovo Gesù, capite? Ma un altro consolatore diverso da Gesù, capite? Quindi Gesù prega il Padre per mandare un altro consolatore che è diverso sia dal Padre che dal figliolo, eh? Quindi vedete che anche qui, in questo che dice Gesù, si comprende chiaramente, e questo consolatore chi è? È lo Spirito della verità, no? È lo Spirito Santo. È colui che intercede per i santi, il Paracleto, no? In greco. E quindi anche in questo passaggio biblico chiaramente è esposto che ci sono tre persone distinte che formano il Dio. Li vediamo operare, infatti, li vediamo citati, distintamente l'uno dall'altro. Ma ora vediamo, quindi questo è quello che ha scritto Giovanni nel Vangelo di Giovanni. Ma anche l'Apostolo Paolo, ora andiamo a vedere cosa ha detto l'Apostolo Paolo a riguardo dei tre. E noi leggiamo la chiusura,
la chiusura della seconda epistola di Paolo ai Corinzi e vediamo come chiude quella epistola l'Apostolo Paolo. Al capitolo 13, al versetto 13, l'ultimo versetto. Dice così quando saluta l'Apostolo Paolo ai Corinzi: la grazia del Signore Gesù Cristo e l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Ora, da notare, la grazia del Signore Gesù Cristo è congiunzione, si congiunge, cioè il desiderio di Paolo che sui Corinzi ci fosse sia la grazia del Signore Gesù che l'amore di Dio Padre. Infatti Dio è amore, no? C'è scritto anche questo e noi lo crediamo e lo proclamiamo perché è scritto. Non è solo amore Dio, ma è anche giusto, Dio è giusto, quindi quando Dio ha misericordia e salva, Dio manifesta il suo amore, la sua carità, però è anche giusto e quindi quando punisce gli impenitenti, colui che i suoi nemici, coloro che lo bestemmiano, fa bene. Egli è giusto, quindi Dio è amore, però è anche giusto. Ora abbiamo visto quindi che questi saluti dell'Apostolo Paolo, la grazia del Signore Gesù Cristo, e l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo. Vedete come in questo passaggio biblico l'Apostolo Paolo li distingue distintamente l'uno dall'altro. A Gesù gli addebita la grazia, a Dio gli addebita la carità, l'amore, e allo Spirito Santo la comunione con tutti i santi. Vedete? Quindi perché noi abbiamo comunione gli uni con gli altri? Noi non abbiamo comunione gli uni con gli altri perché è lo Spirito Santo che abita in noi, che ci unisce. Quindi la comunione che devono avere i santi di una comunità, della Chiesa di Cristo, è nello Spirito Santo, ed essendo lo Spirito della verità, non può esserci comunione nella menzogna, non può esserci una comunione fraterna nella falsa dottrina, nell'adulterio, nella fornicazione, nell'immoralità, perché lo Spirito Santo è lo Spirito della verità, capite? Quindi tra i santi deve esserci una comunione strettamente legata alla santità, alla verità della parola e non alla menzogna e all'immoralità. Sì, è vero, magari sono anche unite certe denominazioni, sono uniti, ma ciò che li unisce non è lo Spirito Santo, badate bene. Ciò che li unisce è lo statuto, è il loro regolamento, le regole che si sono dati in quella comunità. È quello che li unisce, ma non lo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo unisce nella verità della parola di Dio. È lì che unisce. Non nella menzogna e anche nella santificazione, perché lo Spirito Santo è uno Spirito Santo. Quindi se è santo ci spinge alla santità, non ci spinge all'immoralità. Quindi se la comunione fraterna, la comunione che deve esserci tra di noi, tra i santi, deve essere quella a cui ci spinge lo Spirito Santo, ad avere questa comunione profonda che viene da Dio. Quindi, che viene e si muove nella verità, si muove nella verità, non nella menzogna e neanche nell'immoralità, ma nella santità. Anche quindi, qui questo dimostra, vedete, se la Trinità non ci fosse, se l'Apostolo Paolo non credeva nella dottrina della Trinità, non credeva che i tre sono uno, l'Apostolo Paolo non avrebbe potuto fare certe distinzioni. Come lo fa anche all'inizio, vedete, fa certe distinzioni, anche all'inizio delle sue epistole, quando saluta all'inizio delle epistole. Dice, ad esempio, sempre nella prima epistola di Paolo ai Corinzi: Paolo, chiamato ad essere apostolo di Cristo Gesù, per la volontà di Dio. Vedete? Quindi vedete che li cita tutte e due. Vediamo ai Romani come inizia, come saluta. Vediamo
Guardate a Romani capitolo 1, versetto 7, dice: a quanti sono in Roma, amati da Dio, chiamati ad essere santi, grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Quella è congiunzione, cioè Paolo dice ai Romani, li saluta in questa maniera, col desiderio che la grazia e la pace siano sui Romani e che proviene sia da Dio Padre che da Gesù Cristo. Questa è congiunzione. Infatti, quando dice grazia a voi e pace, grazia e pace, da Dio nostro Padre e dal Signore nostro Gesù Cristo. Vedete? Quindi Paolo li distingue. Gli apostoli credevano nella dottrina della Trinità, quindi noi pure dobbiamo credere nella stessa dottrina in cui credevano gli apostoli. Credevano che il Dio era uno, certo che lo credevano. Ma credevano anche che operavano tre persone distinte l'una dall'altra. È chiaro che il loro operare, quando noi diciamo che sono tre persone distinte l'una dall'altra, è chiaro che il loro operare rientra sempre totalmente in perfetta sintonia, in perfetta comunione tra tutti e tre. Cioè non è che uno si mette a fare cose contrarie dell'altro, capite? Agiscono in una perfetta comunione, in una perfetta volontà unica e assoluta. Anche se sono tre, operano tutti di comune accordo, operano tutti e tre in un comune perfetto accordo. Non c'è, diciamo, discordanza. Non c'è discordanza tra loro, anche se sono tre. Ma andiamo adesso nel libro degli Atti degli Apostoli per leggere ancora questa distinzione. Andiamo a vedere cosa dice Luca, che ha scritto gli Atti degli Apostoli, cosa dice di Stefano quando fu ucciso dai giudei. Andiamo a leggere in Atti degli Apostoli al capitolo 7, dal versetto 55. Leggiamo queste parole. Ma egli, essendo pieno dello Spirito Santo, quindi notate, Stefano parla, vede ed era ripieno di Spirito Santo. Quindi, ma egli, essendo pieno dello Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio. E disse: ecco, io vedo i cieli aperti e il figliol dell'uomo in piedi alla destra di Dio. Vedete, questo è quello che ha visto Stefano, che era ripieno di Spirito Santo, cioè non lo vide perché nella sua carnalità, ma lo vide perché era ripieno di Spirito Santo. Vide queste cose. Cosa vide? Intanto lo Spirito Santo, vedete, era presente perché riempiva Stefano. Poi Stefano vide, ecco, dice Stefano, testimonia queste parole: ecco, io vedo i cieli aperti. È il figliolo dell'uomo, che è Gesù, no? Il figliolo dell'uomo in piedi, da notare, in piedi alla destra di Dio. Vedete? Cioè, addirittura Stefano ha visto, ripieno di Spirito Santo, vede in piedi Gesù alla destra di Dio. Infatti Gesù è salito al Padre e si è posto a sedere alla destra di Dio, non è alla destra dell'Iddio vivente e vero. Quindi, anche qui è ben spiegata dalle scritture, è ben spiegata dalle sacre scritture la Trinità, cioè che ci sono tre persone distinte che formano un unico e vero Dio. Soprattutto ho citato questi versetti che li distinguono l'uno dall'altro. Sono distinti. Adesso, considerato ciò, passiamo a parlare della formula battesimale. La formula battesimale, quando Gesù risuscitò, prima di ascendere alla destra del Padre,
Gesù ordinò queste cose ai suoi discepoli. Prima di salire, diede questo ordine ben preciso. Diede un ordine ben preciso ai suoi discepoli. Andiamo a leggere adesso dal Vangelo di Matteo, al capitolo 28, leggiamo dal versetto 18. E Gesù, accostatosi, parlò loro dicendo: ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figliolo e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Vedete, fratelli? Cioè, Gesù diede quest'ordine ben preciso ai suoi discepoli, no? Agli undici. E gli disse: andate, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ma scusate, ma se allora gli apostoli non osservano questo comandamento che Gesù gli ha dato, di battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e come fanno a osservare il comandamento che Gesù gli ha dato? Infatti, di insegnare loro di osservare tutte quante le cose che vi ho comandato. E questo è un comandamento che Gesù ha dato loro, di battezzare nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Perché il battesimo in acqua che cos'è? È una testimonianza che il credente deve dare al mondo, a tutti quanti, della salvezza che ha ottenuto. È il seppellimento dell'uomo vecchio che è morto quando è nato di nuovo. No? È una testimonianza, cioè è già salvato, è già purificato dai peccati colui che si accinge ad essere battezzato in acqua. È già salvato, ma deve testimoniarlo pubblicamente e seppellire tutto il vecchio. L'uomo vecchio che faceva parte della sua vita precedente deve essere seppellita con questa grande testimonianza che è il battesimo. La nuova nascita come è avvenuta? La scrittura ci dice che il Dio, no, perché Gesù dice: nessuno può venire a me se non è il Padre che lo attiri. Allora, il Dio ci ha, prendiamo noi, il Dio ci ha attirati a Gesù. E lo Spirito Santo cosa ha fatto? Ci ha convinto di peccato. Lo Spirito Santo è entrato in noi e ci ha convinti, ci ha ammutato. Tutto quello che era duro dentro di noi ci ha mutati, ci ha rigenerati spiritualmente e ci ha dato quella fede, ci ha fatto credere nel sacrificio che Cristo Gesù ha compiuto. Quindi, per la nostra salvezza, hanno operato entrambi, tutti e tre. Hanno operato tutti e tre, il Padre attirandoci a Gesù, lo Spirito Santo rigenerandoci spiritualmente. Ricordatevi che chi ci ha immerso nel corpo di Cristo con la rigenerazione spirituale è lo Spirito Santo. Questo viene chiamato anche il battesimo di Spirito. È Lui che ci ha rigenerati, ha operato dentro di noi quel convincimento di essere peccatori e di essere abbisognevoli di un Salvatore, e ci ha dato anche quella fede per credere che Cristo Gesù è morto sulla croce per portare i nostri peccati ed è risuscitato il terzo giorno per la nostra giustificazione. E per questa fede in quel sacrificio che lo Spirito Santo ci ha dato, siamo stati salvati, giustificati, resi giusti. Siamo stati resi giusti. Quest'opera della salvezza è Dio che l'ha compiuta. E quest'opera della salvezza hanno partecipato tutti e tre, sia il Padre che il Figliolo che lo Spirito Santo. Quindi non c'è niente di strano, non c'è nulla di strano se nella formula battesimale si fa un chiaro riferimento all'opera di tutti e tre. All'opera di tutti e tre. Vedete come la somma della parola alla fine tutto tutto e si mette in ordine, tutto viene confermato dalla somma della parola. Per
Però se noi non crediamo in due delle persone, delle tre, allora si comincia ad annullare, infatti così fanno quelli che gli antitrinitariani, cominciano ad annullare, a modificare la formula battesimale. Perché? Perché la formula battesimale è un chiaro riferimento alla dottrina della Trinità. Ecco perché viene attaccata. Viene attaccata la formula trinitariana perché? Perché è un chiaro riferimento alla Trinità. Infatti Gesù l'ha ordinato chiaramente, l'ha ordinato, qui non è che ha chiesto se volete farlo, c'è una facoltà. No, no, ha ordinato che venisse fatto in quella maniera. Dovevano farlo loro e dovevano ordinarlo, infatti Gesù non solo ha detto che lo dovevano fare, vedete, poi Gesù dice sempre al versetto 20, 28-20, dice, insegnando loro di osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. E quello di battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo è una cosa che Gesù ha ordinato loro, no? E quindi loro a loro volta dovevano insegnare agli altri a battezzare in quella maniera, perché se loro si mettevano a battezzare, come taluni dicono, nel solo nome di Gesù e non obbedivano al comandamento di Gesù. Attenzione, Gesù ha dato un comandamento preciso. Vi ricordate Mosè quando nei numeri leggiamo che Dio diede ordine? Gli diede un comandamento ben preciso a Mosè. Gli disse, parla alla roccia ed essa ti farà scaturire dell'acqua. Mosè cosa ha fatto? Non ha parlato alla roccia ma l'ha battuta col bastone. E Dio lo punì severamente. Vedete quanto è importante essere attenti ai comandamenti di Dio. Non si può prendere alla leggera i comandamenti che Dio ha dato. E anche il profeta, quando vi ricordate il profeta, quando il profeta disubbidiente, quando Dio gli disse di non mangiare in quel luogo del pane e dell'acqua, e di non tornare indietro per la stessa via. Un falso profeta gli disse: no, guarda che Dio mi ha parlato, tu torna indietro per la stessa via e mangia del pane e dell'acqua a casa mia. Questo mangiò, disubbidì al comandamento di Dio, tornò indietro, mangiò e ha bevuto, e poi Dio lo ha fatto morire quel profeta di Gerusalemme. Profeta di Gerusalemme che andava a Bethel, che andò a Bethel a profetizzare contro Geroboamo. Cosa ci fanno capire tutti questi passaggi biblici? Cioè, Dio, no, attenzione, non ha risparmiato neppure Mosè. Qui stiamo parlando di Mosè. Cioè, se Dio ha detto a Mosè, parla alla roccia, invece Mosè l'ha battuto col bastone, da considerare che comunque l'acqua è uscita lo stesso dalla roccia, eh? Quindi l'effetto c'è stato uguale. L'effetto è stato uguale, ma non è stato uguale per il Signore, perché il Dio si è adirato con Mosè. Il Dio si è adirato con Mosè, cioè il Dio parlava con Mosè come un amico parla come un uomo parla con il suo amico. Quindi immaginatevi che rapporto c'era tra Mosè e Dio. E cosa è successo qui? È successo che Mosè non è stato obbediente in ogni punto che Dio gli ha detto, gli ha ordinato. E non ha avuto riguardi personali, perché il Dio non ha riguardi personali, eh. Se Dio ha detto che punisce l'iniquità, la punisce sia se la compiono quelli del mondo, e sia se la compiono i suoi figlioli, i suoi servitori. Se Dio ha detto che punisce il disubbidiente ai suoi comandamenti, le punisce, non importa se ti chiami Mosè, Daniele o in un'altra maniera, o Giobbe o chi che sia. Il Dio punisce, quindi bisogna stare attenti, bisogna porre la massima attenzione ai comandamenti di Dio. Io lo so che tutti noi non siamo perfetti, cadiamo, falliamo tutti in molte cose, eh. Siamo tutti fallaci, soprattutto nel parlare. Chi è che non sbaglia nel parlare? Ma una cosa è sbagliare nel parlare, un'altra è andare palesemente contro i comandamenti di Dio.
Cioè farlo volontariamente, cominciare a trovare giustificazioni per annullare un comando che ha dato precisamente Gesù, che voglio dire, non c'è niente di difficile. Gesù ha detto chiaramente, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E così bisogna fare. Così bisogna fare assolutamente. Per non incorrere nei giudizi che Dio ha, che Dio potrebbe mandare a coloro che disprezzano i suoi comandamenti. Bisogna osservarli nei minimi dettagli, qualora è possibile farlo e riusciamo a farlo. E se non riusciamo a farlo, ci dobbiamo riconoscere fallaci. Non è che dobbiamo dire che quel passo è sbagliato. Come fanno gli antitrinitariani? Cominciano a dire, a trovare un sacco di giustificazioni per annullare il comandamento di Dio. E d'altronde facevano così anche i farisei, i fratelli, non c'è niente di nuovo sotto il sole. Si erano dati una tradizione, i farisei, che annullava i comandamenti di Dio. Quindi vedete, ancora oggi non è cambiato nulla, cioè le procedure non si chiamano più sadducei, non si chiamano più farisei, si chiamano antitrinitariani, si chiamano i Gesù solo, si chiamano in altre maniere, ma sempre alla fine il modo di procedere contro la parola è sempre il medesimo, è sempre il medesimo. E noi dobbiamo essere coscienti di questo, coscienti delle nostre debolezze nel sbagliare. Ma attenzione, non dobbiamo né giustificare il nostro peccato e neanche cercare, muoverci in maniera da annullare i comandamenti di Dio. Cioè, se io fallisco nel praticare un comandamento di Dio, non è che mi devo mettere a dire no, ma quel comandamento è sbagliato, non è per oggi o altro. No, io devo riconoscere la mia debolezza, chiedere confessarla a Dio e dire che i giudizi di Dio sono giusti e che i comandamenti di Dio sono perfetti. La legge dell'Iddio vivente vero è perfetta, non va modificata. Non va modificata per nessuna ragione. Ma perché non è parola d'uomo, capite? Cioè, se uno si muove dal punto di vista che crede che la Bibbia sia parola di Dio, sa bene che non la può modificare in nessun punto. Non la può modificare nessuna parola, nessuna virgola. Capite? La studia, la prende così com'è, quando è possibile prenderla così com'è, quando è figurativa. Nelle volte in cui è figurativa, deve studiare la figura, deve capire quello che viene detto. Ma per la maggior parte dei punti la scrittura va presa letteralmente così com'è, senza modificare nulla, senza annullare nulla. Quindi questa formula, questa dottrina, questa formula battesimale è strettamente legata alla dottrina della Trinità. Quindi chi è che non adotta questa formula chiara che Gesù ha comandato di praticare durante i battesimi in acqua? Non la praticano, non la adottano gli antitrinitariani. Perché sarebbe una contraddizione, cioè noi non crediamo a due delle tre persone. Dicono gli antitrinitariani, non credono in due delle tre persone, quindi sarebbe inutile battezzare nel nome di tre persone, capite? Quindi per togliere nella loro dottrina, nella loro condotta, nel loro modo di procedere, cercano di annullare ogni tipo di riferimento alla dottrina della Trinità. Ma perché sono settari? Perché sono eretici? Ecco che cosa sono. Sono degli eretici, cioè, che scelgono una via contraria alla parola di Dio, stanno seguendo una via contraria alla parola di Dio e si oppongono a quello che è scritto nella parola. Ora, questi eretici fanno riferimento a certi passaggi biblici che oggi volevo leggere insieme a voi negli Atti degli Apostoli. Leggeremo qualche passaggio e lo esaminiamo insieme per vedere se effettivamente possono aver ragione loro, oppure si può, esaminando la somma della parola, tenendo conto sempre della somma della parola, si può giungere alla conclusione che la formula che abbiamo letto adesso da Matteo 28, 19, è la formula esatta trinitariana da utilizzare. Quindi adesso andiamo a leggere
Dal libro degli Atti, cominciamo a leggere al capitolo 8. Capitolo 8, al versetto 12. Praticamente Filippo, l'evangelista, è andato ad annunziare l'evangelo in Samaria. In Samaria, e i samaritani si sono convertiti, cioè un certo numero di samaritani si sono convertiti. E di loro la scrittura dice questo, 8:12 di Atti degli Apostoli. Ma quando ebbero creduto a Filippo, che annunziava loro la buona novella relativa al regno di Dio e al nome di Gesù Cristo, furono battezzati, uomini e donne. E Simone credette anch'egli, ed essendo stato battezzato, stava sempre con Filippo e vedendo i miracoli e le gran potenti opere che erano fatti, stupiva. Voglio farvi notare qui che questi versetti dei samaritani, della conversione, il battesimo dei samaritani, non voglio farvi notare il fatto che non si fa riferimento alla formula utilizzata. Non si fa un riferimento vicino alla formula utilizzata. Di conseguenza ci dobbiamo fare delle domande, no? Allora, qui si sono convertiti, Filippo li ha evangelizzati, si sono convertiti, Filippo stesso li ha battezzati in acqua, ma non c'è scritto con quale formula. Quindi da qui possiamo ragionare in questa maniera. Allora, quale formula hanno utilizzato? Oppure non ha utilizzato Filippo nessuna formula. Di conseguenza ci dobbiamo porre anche il quesito: ma allora è lecito battezzare in acqua senza usare nessuna formula? Capite? Cioè, io sto facendo questi ragionamenti, queste domande, perché diciamo, sono delle domande che si sono posti anche gli antitrinitariani per annullare la formula battesimale trinitariana, e sono giunti alla conclusione di applicare quello che sta scritto, applicando esattamente quello che sta scritto. Ad esempio, più avanti leggiamo, no? In riferimento sempre a questi samaritani, al versetto più avanti, al versetto 16, 8:16 leggiamo. Poiché, no, leggiamo dal versetto 14, così si capisce anche il contesto. Or gli apostoli che erano a Gerusalemme, avendo inteso che la Samaria aveva ricevuto la parola di Dio, vi mandarono Pietro e Giovanni, i quali, essendo discesi là, pregarono per loro affinché ricevessero lo Spirito Santo. Poiché non era ancora disceso sopra alcuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Vedete, qui c'è un riferimento al battesimo nel nome del Signore Gesù. Noi questo lo spieghiamo dicendo in questa maniera, cioè siccome allora, nella Bibbia si parla di sei battesimi diversi. Il battesimo che ha compiuto lo Spirito Santo con la nuova nascita, la rigenerazione spirituale nei credenti che compie lo Spirito Santo, il battesimo di Spirito. Poi c'è un battesimo di ravvedimento che faceva Giovanni Battista. Poi c'è il battesimo in acqua, quello che ha insegnato Gesù, no? Noi diremo quello che ha insegnato Gesù. Nella scrittura il battesimo in acqua che ha insegnato Gesù, viene indicato nel nome di Gesù, secondo l'autorità che ha dato Gesù. Questo è il significato che bisogna dare a questo versetto. Ma poi andiamo avanti e ragioniamo partendo dal punto di vista proprio antitrinitariano per vedere a quale ragionamento si può arrivare. Ora che sia utilizzato, guardate, ora andiamo a leggere in Atti, sempre in Atti, al capitolo 19, al versetto 3, leggiamo. Quando l'Apostolo Paolo ha
incontrato dei discepoli a Efeso, ha visto che mancavano di qualche cosa, no? E poi gli fa delle domande, li interroga un pochettino per sapere chi sono, in che cosa hanno creduto, che cosa hanno ricevuto. E leggiamo dal versetto 2, 19, 2 di Atti. Riceveste voi lo Spirito Santo quando credeste? Ed essi a lui: non abbiamo neppure sentito dire che ci sia lo Spirito Santo. Ed egli disse loro: di che battesimo siete stati dunque battezzati? Ed essi risposero: del battesimo di Giovanni. E Paolo disse: Giovanni battezzò col battesimo di ravvedimento, dicendo al popolo che credesse in colui che veniva dopo di lui, cioè in Gesù. Udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù. Vedete, qui quello che emerge chiaramente è una distinzione dei due battesimi. Ora, noi sappiamo bene che, il battesimo in acqua non purifica dai peccati, non partecipa alla rigenerazione spirituale, è solo una testimonianza, una richiesta, dice Pietro, una richiesta di una buona coscienza fatta a Dio, una buona coscienza di aver creduto alla dottrina di Dio, a quello che il Signore alla verità di Dio. Quindi hanno creduto al messaggio di Giovanni Battista? Certo, dicendo Giovanni Battista che insegnava di credere in Gesù che doveva venire dopo di lui. Ma Gesù era venuto, quindi era quindi necessario, si rendeva necessario insegnare a queste persone che Gesù era venuto, era morto sulla croce, aveva sparso il suo sangue e poi il terzo giorno era risuscitato. Annunziato questo, dovevano procedere al battesimo in acqua con la formula appunto trinitariana che li faceva testimoniare, a questi discepoli che comunque erano già nati di nuovo, però testimoniavano quindi di aver creduto che Gesù Cristo è morto per i loro peccati ed è risuscitato il terzo giorno. Quindi una nuova testimonianza per questi credenti. L'Apostolo Paolo li ha battezzati nuovamente in acqua, però secondo il battesimo dell'autorità che ha dato Gesù di battezzare in acqua, secondo l'autorità di Gesù, secondo il battesimo che ha ordinato Gesù. Quindi quando viene detto nel nome di Gesù, non vuol dire che l'hanno battezzato solo nel nome di Gesù, perché altrimenti non si capisce per quale motivo Gesù ha ordinato espressamente di battezzare nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Siccome questa frase sarebbe molto lunga da spiegare, no? Ogni volta che si trattava di battesimi, si pongono quelle parole per distinguere un battesimo dall'altro. Infatti, e qui Paolo parlando ha distinto il battesimo, quello di Giovanni, dal battesimo di Gesù, dal battesimo nel nome di Gesù. Ad esempio, no, qui c'è scritto il battesimo di Giovanni. Se la scrittura avrebbe parlato di battesimo di Gesù, avremmo dovuto esaminare un altro aspetto. Ad esempio, il battesimo di Gesù è quello che ministra Gesù, praticamente, è riferito al battesimo con lo Spirito Santo. Quindi se la scrittura avrebbe parlato di un battesimo di Gesù, noi avremmo potuto pensare al battesimo con lo Spirito Santo che ministra Gesù, che è Gesù che battezza con lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo battezza il credente immergendolo nel corpo di Cristo, facendolo rigenerare spiritualmente, facendolo nascere di nuovo. Gesù Cristo invece è colui che battezza con lo Spirito Santo. Infatti in acqua non era lui che battezzava quando battezzava, è scritto in Giovanni, ma erano i suoi discepoli che battezzavano in acqua. Capite? Appunto perché Gesù, il battesimo che lui amministrava era quello
con lo Spirito Santo e col fuoco. Quindi, per distinguere i due battesimi, qui la scrittura indica il battesimo di Giovanni e il battesimo nel nome di Gesù. In maniera breve, però, si capisce che c'è una distinzione. Ma questo non vuol dire, non si può prendere questo versetto, non lo si può prendere dove c'è scritto nel nome di Gesù, per battezzare nel solo nome di Gesù, perché altrimenti si va a contraddire, si va ad annullare il comandamento che in Matteo, è scritto in Matteo, in cui Gesù ha ordinato chiaramente ai suoi discepoli di battezzare il nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Ritornando indietro al capitolo 8, sempre di Atti degli Apostoli, al versetto 38, 8:38, quando Filippo battezza l'eunuco, vi ricordate la storia dell'etiopo, dell'eunuco, lo battezza in acqua. Leggiamo tutto quello che accade per il battesimo dell'eunuco. 8:36. E cammin facendo giunsero a una cert'acqua e l'eunuco disse: ecco dell'acqua, che impedisce che io sia battezzato? Se tu credi con tutto il cuore è possibile. L'eunuco rispose: io credo che Gesù Cristo è il figliolo di Dio. E comandò che il carro si fermasse e discesero ambedue nell'acqua, Filippo e l'eunuco, e Filippo lo battezzò. Così è scritto. Ora, anche questo passaggio si possono fare delle considerazioni. Perché? Ad esempio, se qui non c'è scritto la formula, ad esempio, qui non c'è scritta la formula con il quale è stato battezzato Filippo, non c'è scritto. Quindi noi ci dobbiamo domandare, ci è lecito formulare questo ragionamento? Cioè, siccome non c'è scritta la formula del battesimo, possiamo noi battezzare senza usare una formula, così facciamo contenti tutti? Capite? Cioè, se noi prendiamo i versetti di Atti degli Apostoli, dove è scritto nel nome di Gesù, e uno dice no, c'è scritto nel nome di Gesù, prendo questo versetto, questi versetti, per confermare il fatto che devo battezzare nel solo nome di Gesù. Va bene, questo è un ragionamento, ma bisogna esaminare se è il ragionamento corretto. Innanzitutto c'è un comando che contrasta contro quel versetto, nel solo nome di Gesù, che è il comandamento che Gesù ha dato chiaramente agli undici, no? Andate, battezzate, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Quindi già, vedete, usare quel ragionamento che usano gli antitrinitariani contrasta con il comandamento che Gesù ha dato. Inoltre, se noi prendessimo il versetto dove c'è scritto, lo prendessimo e lo adottassimo come procedura sempre nei battesimi in acqua, nel battezzare nel nome di Gesù. Ma allora come ci dobbiamo comportare con quei versetti dove c'è scritto, come in questo caso, c'è scritto che fu battezzato, ma non c'è scritta nessuna formula? Si potrebbe allora prendere il libro degli Atti e qualcuno potrebbe introdurre anche questa dottrina. No, vabbè, allora qui la Bibbia lo dice, vedi, lo dice, non è stata usata nessuna formula. Ne leggeremo altri ancora di questi tipi di versetti senza formula. Quindi battesimo in acqua, ma senza formula. Adesso mi trovo, quindi ci troviamo di fronte a una situazione particolare che dice: ma perché io devo prendere il versetto di Atti degli Apostoli dove si racconta quello che è accaduto, quindi non direttamente i comandamenti
che hanno ricevuto gli apostoli, ma un po' il racconto di quello che gli apostoli hanno fatto e gli altri servitori di Dio come Filippo l'Evangelista. Cioè, per quale motivo io posso, devo, sono obbligato a prendere un versetto e non un altro dallo stesso libro di Atti degli Apostoli? Perché in tutti e due i casi, se io prendessi i versetti dove è indicato senza formula, io sto sempre prendendo le scritture, capite? Quindi io battezzo per non offendere nessuno, battezzo in acqua senza utilizzare nessuna formula, citando le scritture. Ad esempio, Filippo, l'evangelista, è stato battezzato senza l'uso. No, la scrittura non mi dice sotto quale formula. Ma andiamo avanti, anche leggiamo quest'altro, capitolo 16, leggiamo quelli senza formula. Capitolo 16, anche Lidia, ad esempio, nel versetto 14, quando Lidia si convertì, lei e quelli di casa sua, guardate cosa dice la scrittura. È una certa donna, 16-14 di Atti, è una certa donna di nome Lidia, negoziante di porpora della città di Tiatiri, che temeva Dio, ci stava ad ascoltare. E il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo. E dopo che fu battezzata con quei di casa, ci pregò dicendo: se mi avete giudicata fedele al Signore, entrate in casa mia e dimoratevi. E ci fece forza. Qui Luca, che ha scritto il libro degli Atti, ci fa sapere che Lidia si convertì. Fu battezzata lei e quelli di casa sua, ma non ci dice la formula. Allora uno dice: vabbè, vedi, ancora una volta la formula non c'è, cioè non ci sono solo versetti negli Atti degli Apostoli dove c'è scritto nel nome di Gesù, ma ci sono anche versetti dove si parla del battesimo senza indicare la formula. Allora io potrei dire: no, vedi, allora senza offendere nessuno, io potrei cominciare a utilizzare il battesimo e amministrare il battesimo in acqua senza utilizzare nessuna formula, perché la scrittura non lo dice qui in alcuni punti chiaramente. Poi andando avanti, ancora conferma di quello che stiamo dicendo, ancora capitolo 16, versetto 33 di Atti, ancora, qui si converte il carceriere di Filippi, no? Quando Paolo fu incarcerato, poi il carceriere di Filippi si converte e vediamo cosa dice la scrittura a riguardo del battesimo. 16:33 Ed egli, presili in quell'istessa ora della notte, lavò loro le piaghe e subito fu battezzato lui con tutti i suoi. E menatoli su in casa sua, apparecchiò loro la tavola e giubilava con tutta la sua casa perché aveva creduto in Dio. Anche qui Filippo fu, no, il carceriere di Filippi fu battezzato. C'è scritto che fu battezzato, ma non c'è scritta la formula. Quindi, attenzione, ci dobbiamo domandare: ma allora, se io uso due versetti, tre versetti che mi citano che è stato battezzato nel solo nome di Gesù, per quale motivo io non posso utilizzare anche quei due, tre versetti dove c'è scritto che furono battezzati ma senza alcuna formula? Capite? Cioè, queste due cose vanno di pari passo, hanno la stessa autorità l'una con l'altra. I versetti che parlano del battesimo nel nome di Gesù e i battesimi che sono indicati nelle scritture senza alcuna formula. Hanno la stessa autorità, non è che uno è superiore all'altro, sono tutti racconti scritti da Luca che racconta quello che hanno fatto gli apostoli. E quindi se prendiamo una, potremmo prendere pure l'altro, a seconda di quello che uno piace fare, no? A piacere, potrei prendere questi o potrei prendere altri. Ma addirittura, noi ci sono anche altri versetti, ad esempio, leggiamo al capitolo 11, versetto 21, dove c'è scritto 11, capitolo 21. Dove ci sono, si parla di conversioni di persone, ma non si parla assolutamente di battesimo in acqua. Ora, siccome non si parla di battesimo in acqua, siamo noi autorizzati a pensare che
che se non si parla in Atti degli Apostoli che queste persone furono battezzate in acqua, ci è lecito pensare che non sono state battezzate in acqua? No, questo ragionamento non ci è lecito farlo. Perché? Perché Gesù ha dato il comandamento. E dove l'ha dato il comandamento? In Matteo ha detto andate battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vedete, allora se noi prendiamo, annulliamo il ragionamento vano che è così, di quei punti in cui si parla di conversioni in Atti degli Apostoli, ma non si parla di battesimo in acqua. Non si può dire che non siano stati battezzati. Perché? Perché gli apostoli hanno ricevuto l'ordine di battezzare, però insieme all'ordine di battezzare in acqua hanno ricevuto anche il modo come lo dovevano ministrare. Quindi non si può prendere solo una parte del comando che Gesù ha dato agli undici in Matteo e dire: ah no, beh, anche se non c'è scritto in Atti che furono battezzati, noi crediamo perché Gesù l'ha comandato. Ah sì, Gesù l'ha comandato, certo. Ma Gesù non l'ha solo comandato di farlo, ha detto, ha comandato di farlo e farlo con una formula ben precisa. Quindi vedete come ci rivolgiamo in questi casi a farci aiutare da altri passi della scrittura che sono appunto quelli di Matteo 28-19, dove c'è la formula trinitariana. Così la somma della parola è soddisfatta, vedete? Cioè, noi possiamo pensare tranquillamente che quelli che si convertirono, anche se nella scrittura, anche se in Atti degli Apostoli, non c'è scritto che furono battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, noi siamo autorizzati per il ragionamento sulla somma della parola a pensare che sia avvenuta così. Se invece facessimo dei ragionamenti come fanno gli antitrinitariani, no? Loro hanno piacere, per quale motivo hanno piacere di parlare del battesimo, della formula battesimale solo nel nome di Gesù? Ma è chiaro, ma perché sono antitrinitariani, ecco qual è l'unico loro obiettivo. Però allora bisognerebbe dirgli, sì, però allora, se tu prendi Atti degli Apostoli dove c'è scritto nel solo nome di Gesù, per quale motivo non dobbiamo permettere ad altri che vengono a dirci: no, vabbè, noi battezziamo in acqua, ma non usiamo nessuna formula? Oppure altri che vengono a dirci, sempre citando le scritture, sempre citando Atti degli Apostoli, potrebbero dirci: no, no, nella Bibbia, in alcuni punti si convertirono, ma non c'è scritto che furono battezzati in acqua, quindi non è obbligatorio battezzarli in acqua. Allora, noi a tutte queste obiezioni dobbiamo rispondere con la somma della parola. A quelli che ci dicono: no, non siamo stati, non c'è scritto in Atti degli Apostoli che sono stati battezzati in acqua. È vero, ma noi lo crediamo. Ma perché? Perché gli apostoli, perché i discepoli conoscevano. O perché gliel'ha insegnato Gesù, o perché gli apostoli a loro volta l'hanno insegnato agli altri, che bisognava, quelli che si convertivano, bisognava battezzarli in acqua. Però in questo comandamento c'è scritta anche la formula. C'è scritta anche la formula. E la formula qual è? Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi, usando la formula trinitariana, non si fa nessun torto a quei passi di Atti degli Apostoli dove c'è scritto nel nome di Gesù. Perché? Perché nella formula trinitariana, nel nome di Gesù, c'è. E quindi non lo stiamo tralasciando. Nella formula trinitariana è compreso tutto, è tutto preciso, proprio guardando a tutta la somma della parola, guardando la dottrina della Trinità, guardando anche a tutti i passi di Atti degli Apostoli. Nel nome di Gesù è compreso, quindi con la formula trinitariana non ci stiamo dimenticando di nessuno, anzi gli stiamo dando maggiore valore. Invece gli unitariani che battezzano nel solo nome di Gesù lo fanno solo per eliminare, per escludere dal credente il pensiero, l'idea di un Dio trino, di un Dio trino. Dio è uno ed è anche trino, è così. La scrittura lo presenta così, che io capisca o no mentalmente come ciò possa accadere, io personalmente non lo capisco,
Però è così, come i tre possono essere uno, io non lo comprendo fino in fondo. Però devo dire quello che c'è scritto nella parola. Devo difendere la parola secondo quanto è scritto. Quindi, riassumendo, vedete ancora, e dopo facciamo anche un altro ragionamento che è importante. Quindi abbiamo visto che i ragionamenti che si possono fare sono questi. Allora, Gesù ha comandato espressamente in Matteo 28,19. Ha comandato espressamente di battezzare in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e di così insegnare anche a tutti gli altri. In Atti degli Apostoli sono indicati tre tipi di situazioni. Quindi, per adottarne una a scapito delle altre due, dobbiamo avere delle ragioni valide, no? Credete? Se sono tutti passi di Atti degli Apostoli che hanno la pari autorità gli uni con gli altri, nel ragionamento che si fa, dobbiamo essere convincenti. Quindi in Atti degli Apostoli abbiamo tre situazioni. Ci sono indicati dei passi, due o tre passi, che indicano il battesimo, hanno indicato il battesimo è avvenuto nel nome di Gesù. Poi ci sono altri due o tre passi che dicono che sono stati battezzati ma senza alcuna formula. Poi ci sono altri due o tre passi che dicono che si sono convertiti, ma non c'è nessuno, non si parla di battesimo in acqua. Adesso ci sono queste tre situazioni che sono paritarie, hanno la stessa autorità, la stessa parità. Quindi io potrei ragionare e dire, vabbè, si sono convertiti, non c'è scritto che sono stati battezzati, quindi è possibile che si possa accettare questi passaggi e dire no, ma noi non obblighiamo nessuno a battezzare in acqua. A questi noi contrastiamo e diciamo no, ma Gesù l'ha comandato di battezzare. E sì, però nel punto in cui in Matteo 28, 19 Gesù ha comandato di battezzare, ha dato anche il comando con quale formula bisognava farlo. Quindi a questa obiezione, a coloro che vengono e dicono che non vogliono battezzare nessuno perché dicono di leggere così in Atti degli Apostoli, noi rispondiamo con i comandamenti, con il comandamento che Gesù ha dato. A quegli altri invece che dicono che sono stati battezzati ma non c'è indicata nessuna formula, gli diciamo sì, però Gesù ha ordinato di una determinata formula. Vedete, quindi si ritorna sempre alla formula. Si ritorna sempre a Matteo 28, 19, al ragionamento, al comando che Gesù ha dato di battezzare e con quale formula anche. A quelli che invece dicono di battezzare nel solo nome di Gesù, come fanno gli unitariani, beh, quelli se adottassimo questo sistema, dovremmo accettare anche gli altri due. Cioè, se io accetto il passo, i due, tre passi di Atti degli Apostoli, dove c'è scritto che sono battezzati nel nome di Gesù, e faccio di questo la punta della mia dottrina sulla formula battesimale. Io devo per forza di cose accettare anche il fatto che ci possono essere di quelle comunità che dicono: sì, noi battezziamo, ma senza formula, perché così è scritto, alla pari dei versetti di dove c'è scritto nel nome di Gesù. E accettare anche quell'altra parte di comunità che potrebbero dire: sì, però si sono convertiti, ma qui non c'è scritto che furono battezzati. E quest'ultimo passaggio potrebbe fare molto comodo ai musulmani, perché i credenti musulmani, cosa succede? Che lì vengono perseguitati dal momento in cui si battezzano in acqua e non da quando si convertono a Cristo. Infatti, alcuni musulmani gli dicono: no, no, vabbè, tu puoi. Poi, cioè, sei diventato cristiano, però l'importante è che non ti battezzi in acqua, perché il battesimo in acqua è una cosa molto importante, cioè è un cancellare, seppellire la tua vecchia vita, non solo il tuo vecchio uomo, ma tutto quello che serviva, faceva e adorava il tuo vecchio uomo. Quindi tu stai seppellendo non solo il tuo vecchio uomo che è morto, ma anche quella religione che aveva il tuo vecchio uomo. Quindi i musulmani, se vengono battezzati in acqua, rinnegano da quel momento in poi, seppelliscono l'Islam che loro adoravano, che loro servivano in precedenza. Ed è questo che fa scattare molte volte la persecuzione a danno dei musulmani. Più che la conversione, è proprio il battesimo
in acqua. Questo a significare che il battesimo in acqua è molto importante farlo. Quindi non si può assolutamente, vedete, sbagliare nel fare i ragionamenti su Atti degli Apostoli e sulla formula battesimale. Si possono fare, vedete, tutti questi ragionamenti che se si sbaglia nel ragionamento, allora, come fanno gli unitariani, allora si aprono delle porte a determinate obiezioni a cui poi non puoi rispondere. Cioè, tu prendi il passo di dove c'è scritto nel solo nome di Gesù e io prendo il passo dove c'è scritto che non furono battezzati, cioè che non c'è scritto che furono battezzati. Allora siamo alla pari, capite? Cioè, il ragionamento è insensato il primo e insensato anche il secondo. Sono due ragionamenti insensati perché? Perché non tengono conto della somma della parola. Non tengono conto della somma della parola. Adesso voglio farvi un paragone per farvi capire che il Gesù solo nel battezzare, nel solo nome di Gesù, si sbagliano. Vi faccio un altro paragone. Andiamo a parlare adesso della cena del Signore. Cosa ha detto? Andiamo a leggerlo dal Vangelo di Luca. Vangelo di Luca, capitolo 22. Facciamo un paragone e poi torniamo in Atti degli Apostoli per farvi capire. Al capitolo 22, versetto 19. Versetto 19. Sì. Poi, avendo preso del pane, qui siamo quando Gesù istituì la cena del Signore. Poi, avendo preso del pane, rese grazie e lo ruppe e lo diede loro, dicendo: questo è il mio corpo, il quale è dato per voi. Fate questo in memoria di me. Parimente, ancora dopo aver cenato, dette loro il calice, dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, il quale è sparso per voi. Quindi vedete, la cena del Signore fu istituita sempre da Gesù e dice, ha detto: fate questo in memoria di me. Cosa dovevano fare? Avevano due simboli, due elementi, che sono il pane, rompere il pane, e il calice. Il pane ricordava il corpo di Cristo che veniva offerto in sacrificio per i peccati, e il sangue di Gesù, il vino ricordava il sangue di Gesù che era sparso per la purificazione dei peccati, per il nuovo patto. E Dio, attraverso quel sangue, faceva un nuovo patto con gli uomini. Quindi qui Gesù lascia detto, sia di rompere il pane che di bere dal calice del vino. Quindi pane e calice. Il pane lo definisce rompere, doveva essere rotto, rompere il pane. Va bene? Ora, questa terminologia di rompere il pane viene utilizzata nelle Sacre Scritture per indicare la cena del Signore. Infatti, se noi leggiamo in Prima Corinzi, a conferma di questo, in Prima Corinzi leggiamo al capitolo 10, al versetto 16, leggiamo dal versetto 14, parlando dell'idolatria, l'apostolo Paolo scrive queste parole ai Corinzi: perciò, cari miei, fuggite l'idolatria. Io parlo come a persone intelligenti, giudicate voi di quello che dico. Il calice della benedizione che noi benediciamo, non è egli la comunione col sangue di Cristo? Il pane che noi rompiamo, non è egli la comunione col corpo di Cristo? Siccome v'è un unico pane, noi che siamo molti siamo un unico corpo, un corpo unico, perché partecipiamo tutti a quell'unico pane. Quindi qui Paolo ci fa capire, vedete, dicendo: il pane che noi rompiamo non è egli la comunione col corpo di Cristo? Quindi questo passaggio ci fa capire che il pane che noi rompiamo indica la cena del Signore, anche il calice. Qui Paolo ha parlato della cena del Signore. Quindi, una volta spiegato questo, capito questo, andiamo a vedere come viene indicata la cena del Signore in Atti degli Apostoli.
fare un paragone con la problematica della formula battesimale. Quindi vediamo come viene indicata in Atti degli Apostoli la cena del Signore. E qui andiamo a leggere in Atti, se torniamo al libro degli Atti e leggiamo al capitolo 2, al versetto 46. Guardate cosa c'è scritto riguardo alla cena del Signore. E tutti i giorni, essendo di pari consentimento, assidui al tempio e rompendo il pane nelle case, prendevano il loro cibo assieme con letizia e semplicità di cuore. Qui dice che rompevano il pane nelle case, cioè non avevano un locale di culto dove effettuare la cena del Signore, ma qui rompevano il pane, perché la parola, come abbiamo visto prima in Corinzi, e anche Gesù ha citato, rompere il pane fa riferimento alla cena del Signore, rompere il pane nelle case. Però vi faccio notare che qui il calice non è citato. Ora è citato solo rompere il pane. Perché in Corinzi abbiamo visto rompere il pane e il calice della benedizione. Sono citati tutti e due. Qui è citato solo rompere il pane. Allora la questione è questa, un po' simile a quella del battesimo in acqua, della formula battesimale. Ma allora, siccome qui c'è scritto solo rompere il pane, il calice è possibile che non lo prendiamo nella cena del Signore o no? Perché se io dico, ah, in Atti degli Apostoli è scritto battezzare nel solo nome di Gesù, tralasciando quello che Gesù ha comandato nei Vangeli, per quale motivo allora non dovrei anche considerare quegli altri versetti biblici scritti in Atti degli Apostoli che mi dicono di rompere solo il pane? Quindi io faccio la cena del Signore solo con il pane, ma non con il vino. Poi, come fanno i cattolici, che poi agli altri dà l'ostia, ma lui, il prete, però mangia sia il pane che l'ostia, sia che anche beve anche il vino. Quindi un ricordo c'è di tutte e due. Però vedete, Atti degli Apostoli, che citazione fa? Cita solo uno delle due cose, uno dei due. Ne cita uno dei due, rompere il pane. Ma questo non ci autorizza ad annullare la somma della parola, che ci dice che Gesù ha lasciato il comando di ricordare, no? Di fare in memoria sua, sia la cena del Signore, sia attraverso il pane che il calice della benedizione, che il calice del vino. Ma c'è anche un altro versetto che parla di rompere il pane e non parla assolutamente del calice del vino. Quindi andiamo in Atti, capitolo 20, al versetto 7. E nel primo giorno della settimana, mentre eravamo radunati per rompere il pane, eravamo radunati per rompere il pane. Paolo, dovendo partire il giorno seguente, si mise a ragionare con loro e prolungò il suo discorso fino a mezzanotte. Vabbè, poi continua, c'è la storia di Eutico che cade dalla finestra, muore, poi viene levato morto, poi Paolo, Dio poi lo risuscita. Insomma, questo è il racconto, il contesto. Però a noi ci interessa quello che dice su questo punto. Si erano radunati per rompere il pane, cioè per fare la santa cena, la cena del Signore. Ma il calice non è citato qua. Quindi il calice per la seconda volta io non lo trovo citato in Atti degli Apostoli. Allora cosa faccio? Mi è lecito prendere questi versetti di Atti degli Apostoli e dire no, noi la cena del Signore la facciamo solo con il pane e non anche con il vino, perché in Atti degli Apostoli è scritto così? Mi è lecito fare questo ragionamento? Questa è la domanda che si devono porre gli unitariani. No, che non è lecito, ma perché noi ci atteniamo alla somma della parola e il comando che Gesù ha dato è di ricordare la sua morte, lo spargimento del suo sangue attraverso rompere il pane e il calice della benedizione, il calice del vino.
che ricorda il suo sangue, anche se in Atti degli Apostoli non è citato il calice, capite? La medesima cosa vale per la formula battesimale, anche se in alcuni punti non è citata la formula per niente, oppure non è citato il battesimo per niente, oppure è citato il battesimo sì nel nome di Gesù, questo non ci autorizza a prendere questi versetti e annullare il resto il resto dei passi biblici che fanno riferimento al battesimo in acqua. È sempre la somma della parola che noi dobbiamo guardare. Ma vedete com'è importante esaminare ogni argomento, ogni dottrina dal punto di vista della somma della parola. Non si può prendere conoscere solo un capitolo e fare delle dottrine, esprimere dei concetti così conoscendo solo un libro, solo un capitolo della Bibbia. Qui bisogna conoscerla tutta, ecco perché noi sproniamo sempre allo studio completo e continuo di tutte le sacre scritture. Perché? Perché è nella somma della parola che si ottiene sempre la soluzione corretta. Quindi la soluzione corretta sia della cena del Signore che del battesimo in acqua è quello di andare alla fonte del comandamento. Cosa è stato comandato? Nel momento in cui è stato comandato, cosa è stato detto? E Gesù ha dato entrambi i comandamenti. Ha dato il comandamento di ricordare con il pane, rompendo il pane, con il calice, di ricordare la sua morte, il suo sacrificio. E sempre Gesù nei Vangeli ha comandato Matteo 28,19 di battezzare in acqua utilizzando la formula trinitariana, cioè la formula nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, che comunque questa formula trinitariana non tralascia il nome di Gesù, ma è incluso nel nome del Figliolo, nel nome di Gesù. Quindi comunque sia, la formula trinitariana è la formula più completa e precisa che non può essere attaccata da nessun punto. Se io utilizzassi la formula antitrinitariana, quella nel solo nome di Gesù, abbiamo visto che possono scaturire nell'utilizzo di Atti degli Apostoli nel formulare dottrine utilizzando solo esclusivamente Atti degli Apostoli e non tenendo conto della somma della parola, potrebbero uscire diverse false dottrine, tra cui anche quella della cena del Signore fatta solo con il pane, perché c'è scritto che veniva solo rotto il pane, no? Rompere il pane. Ma per brevità, per indicare di che cosa si sta parlando, e Dio ha voluto lasciare scritto in questa maniera. E siccome è gloria di Dio nascondere le cose, la gloria dei re sta nell'investigarle, noi investigando la somma della parola, ecco che cerchiamo la soluzione migliore, quella veritiera praticamente che Dio ci ha ordinato. Quindi, fratelli, sappiate che le cose stanno proprio così, cioè che il battesimo, la formula battesimale corretta con cui vanno battezzate le persone è quella trinitariana e non può essere attaccata, capite? Non ci sono obiezioni a cui non si può rispondere. Semmai se si rompe il comandamento che Gesù ha dato, se si annulla il comandamento che Gesù ha dato in Matteo 28,19, ecco che in questo caso si annulla, che si aprono altre possibilità di eresia, non solo in quel campo, ma anche in altri, con altri ragionamenti, perché se io faccio un ragionamento sul battesimo, poi lo posso fare anche sulla cena del Signore, lo posso fare anche su altri modi, sempre sul battesimo, anche sul fatto che in alcuni passaggi non c'è nessun battesimo, non viene indicato nessun battesimo, oppure viene indicato il battesimo ma senza alcuna formula. Quindi se io utilizzo il principio di attenermi a quello che è scritto in Atti degli Apostoli in maniera principale più che altri passaggi fuori da Atti degli Apostoli, ecco allora che devo però poi scontrarmi con tutte le varie obiezioni che sicuramente sorgeranno. Quindi la somma della parola, la somma della parola è verità,
questa è una delle regole che se uno la tiene sempre a mente e la utilizza sempre, ti proteggerà sempre, ti proteggerà sempre e ti guiderà sempre di più verso la verità. E questo era, fratelli e sorelle nel Signore, rileggiamo per terminare, questa è la formula battesimale. Questa deve essere utilizzata perché Gesù l'ha comandato e bisogna obbedire ai comandi che Gesù ha espressamente dato, senza possibilità di nessuna modifica. Gesù ha ordinato: andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Questa è la formula battesimale, questo è il comandamento di base che ha dato Gesù e a cui bisogna attenersi. Questo era il messaggio che volevo rivolgervi questa sera, fratelli e sorelle nel Signore, affinché non vi sorgano dei dubbi, magari, oppure se ci fosse qualcuno che comunque ascolta queste parole, che è stato battezzato nel solo nome di Gesù, sappia quel tale che deve essere ribattezzato, perché nel solo nome di Gesù ha volontariamente annullato la dottrina della Trinità e disconosce due persone della Trinità, dei tre sono uno, quindi deve essere ribattezzato. Prima credere, studiare le scritture, credere quello che insegna la parola sui tre sono uno e dopo farsi ribattezzare, perché questa è la volontà di Dio. A Dio siano la gloria, l'onore e la lode nei secoli dei secoli. Amen.